Grazie Presidente. Io ascoltando i vari interventi mi sono fatto un po' l'idea che in questo momento si voglia far passare il messaggio che con i nuovi patti parasociali si sono risolti tutti i problemi. In realtà io credo che la modifica dei patti parasociali, che come ricordava il collega Bugani, è il minimo sindacale, siano solo un cerottino su una ferita ben più ampia e che quindi insomma lasci un po' il tempo che trova, serve un pochino a poco. E, sicuramente questa nuova versione dei patti parasociali espone molto meno TPR e comunque insomma di conseguenza che il comune ha dei danni economici che prima potevano essere rilevanti nel caso in cui l'opera non fosse sostenibile, però dall'altra parte rimangono comunque invariate tutte le perplessità che erano state precedentemente sollevate, cioè la capacità trasportistica è adeguata. Allora, noi abbiamo visto tutta una serie di studi che sostengono l'adeguatezza della capacità trasportistica, ma proprio quegli studi sono stati messi comunque a dura prova e si è messo comunque in discussione il fatto che il traffico di passeggeri sia poi effettivamente in grado di ripagare quest'opera, indipendentemente dal fatto che i patti parasociali tutelino maggiormente TPR. Il costo del biglietto comunque rimane elevato, anzi aumenta, se prima l'aumento era ventilato adesso è diventato effettivo. Una coppia di persone se prende un taxi spende una cifra analoga se non di meno, è più conveniente, voglio dire, utilizzare un mezzo più inquinante, perché comunque anche uno guarda anche quello che insomma ha in tasca da spendere. E rimane comunque un'opera in sé e per sé costosa nella sua realizzazione, sicuramente possiamo definirla la Ferrari, però ripeto, ce la possiamo permettere la Ferrari. Inoltre ha un collegamento che funziona solo da punto a punto, con due hub importanti della città, ma non interagisce con il resto della città, non è funzionale al trasporto pubblico della città, è solo ed esclusivamente un collegamento comodo per la stazione e l'aeroporto, per gli utenti che dalla stazione devono andare all'aeroporto e basta, ed estremamente costoso. E, rimangono, investendo ingenti somme in questo tipo di trasporto, rimangono comunque esclusi tutta una serie di altri hub importanti come ad esempio la Fiera, il CAB, il Tecnopolo, tutti i luoghi che nel momento in cui uno arriva o in stazione o in aeroporto ha comunque necessità di raggiungere nel momento in cui insomma questi hub, la Fiera è già operante, CAB e Tecnopolo, nel momento in cui insomma questi nuovi progetti che sono previsti andranno in opera. E quindi è un progetto chiuso su se stesso che, a me dispiace ricordarlo, non risolve il problema delle continue rotture di carico, perché se comunque uno arriva in aeroporto e ha bisogno di arrivare in centro ha diverse opzioni: può prendere un autobus, può prendere l'Airbus se rimane, può prendere il People Mover che è estremamente veloce e costoso, però se poi deve raggiungere la Fiera piuttosto che altri luoghi comunque deve sempre salire e scendere per scale mobili in su e in giù, e non risulta essere sicuramente un sistema da questo punto di vista comodo. Intendiamoci, io non metto minimamente in discussione il fatto che serva un collegamento serio e veloce tra la stazione e l'aeroporto. Quello che io metto in dubbio è che questo, il People Mover nello specifico, sia lo strumento adeguato per fare questo tipo di operazione.